socio-ecologico-sociale, metodo Udoli, non è più solo ai problemi alcol-correlati e complessi. Qualcuno parla di benessere, in alcune parti d'Italia, in Trentino, si parla di benessere, si è riflettuto molto sul concetto di benessere e si è detto, beh, in realtà il benessere certo che è qualcosa di importante, ma oggi nella cultura dominante quando si parla di benessere si pensa alle spa. Prego. Quindi, come dire, forse sì. Ma si può ripetere anche dopo quanta discussione c'è da fare sul programma. Anche il tema di il concetto di fragilità e vulnerabilità, che sono temi usati in alcune parti del territorio, forse è meglio parlare di difficoltà umane, no? Perché la fragilità sembra la debolezza di alcuni, in realtà è una condizione umana, forse è meglio parlare di sofferenze umane, così come non dovremmo sforzarci di non usare più la parola dipendenza, ma usare la parola relazione. Il club, questo approccio ci dà la possibilità di riflettere sulle nostre relazioni, sulle qualità delle nostre relazioni, di sostituire queste relazioni negative come quella con le sostanze, con relazioni positive, soprattutto umane. E così anche per le scuole alcolologiche territoriali si è continuato a riflettere, è un lavoro ancora assolutamente in corso e che ha bisogno dell'apporto di tutti, anche del nostro apporto. Così come il concetto di advocacy, l'impegno dell'associazione nelle politiche di salute pubblica, c'è da essere un po' più presenti, da fare di più e si è detto, ci si è dati appuntamento a marzo per il forum successivo per continuare a lavorare e a riflettere su questi temi. Basta, mi fermo. Riflessioni prima di scappare, c'è una novità, attenzione, scappare dove? Non scappate, no, ho visto, non per no, fermo. Come dire, ognuno va individualmente. Allora, facciamo 10 minuti di pausa. Allora andiamo in plenaria, l'istituzione su quella che Tiziana ci ha portato, domande, curiosità e integrazione. Qualcuno ovviamente deve andare in bagno, va, ma se ufficializziamo la pausa poi non torniamo più. Approfondiamo gli argomenti che Tiziana un attimino ha esposto, voglio dire, da... Ritorniamoci su, è partita dalla nostra Udoli, voglio dire, ricordandoci da dove veniamo, effettivamente Tiziana non troppo, troppe volte sorvoliamo sulla nostra storia, no? Guardiamo soltanto il futuro e ci scordiamo di dove veniamo. E secondo me è fatto bene ritornare a quelli. Però a me mi premerebbe anche parlare di dove stiamo andando, perché sia l'ecologia sociale e compagnia bella, ma a Matera è venuto fuori anche altri discorsi, anche in altre discussioni. Cioè che forse dovremmo riandare a cambiare il nome, forse dovremmo fare un passo di andare oltre, di occuparci di altre cose, e questo l'hai accennato, però siamo pronti per fare il grande passo di occuparci anche di altre cose, oppure ci sentiamo soltanto ancora quelli dell'arco? Parliamocene molto chiaro, quanti di noi si sentano oltre l'arco? O siamo ancora solo quelli dell'arco? A queste domande cominciamo a rispondere. Secondo me il problema c'è un filo,
però ha un filo abbastanza lungo. Ci viene che si alzano e vengono qui. Dell'altro. Ma tanto sono Massimiliano del club di pericolo. Il problema non dice è dell'altro, ma non è vero chiamarlo alcol, perché tanto, come dicevano, i problemi sono di qualsiasi cosa, del gioco, della droga, di tutto. Se uno deve dire vado al club dell'alcol, poi vai al club dell'alcol, ma non è che tutti vanno, quelle persone che vanno al club vengano lì perché bevono, c'è anche quelli che hanno problemi in casa, tanti tipi di problemi hanno, non è che è solamente alcol, quindi è una cosa, un problema di tutto, non solamente dell'alcol. E come ti senti? Io bene. Dai! Come mi sento? Bene. Ti senti? Vuoi sapere, io... Ti senti uno di quelli dell'alcol? Vuoi sapere, io ho fatto tutto nella mia vita. Esco con gente che si fa le canne, con gente che beve. Anche ieri a casa da un mio amico a cena e lui fuma, io fumavo. Avevo avuto la birra a cena, la ragazza bevo il vino e io guarda, vuoi sapere che ho fumato? Io, tieni, questa, io sto accanto a te, te ti fai le canne, io non sento bisogno di fumare né la canna, né il bicchiere di vino, né di niente, ma non è perché, solo perché io vado al club, io non faccio queste cose, è anche la tua forza di volontà nel voler cambiare, perché non è che se te vai al club, bene, allora non può più nulla, deve essere anche te e la tua forza di volontà che deve aiutarti nel cambiamento. Non è solamente la persona che dice non bere, perché quando, in genere è come quando ai bambini dici questo no, bene, invece una volta o due volte, mi dice un bere un bicchiere di vino, bene, allora non lo piglia. Quando mi vieti una cosa è quando la fai. È come la droga. Perché la gente si droga? Perché è vietata. Sì. Perché è buona, perché è buona, no, lo so, però perché è vietata dalla legge, sì, però te mettila come ce n'è altre, lo so perché ci guadagna lo Stato, se te metti la droga dove ci guadagna anche lo Stato, se lo fanno 10 persone ora, dopo lo fanno 5. Perché non è più contro la legge, perché... Così è come la vedo io, poi ognuno la vede a sua maniera. Se te vai a Amsterdam, quelli lì, quelli di Amsterdam, non so come si chiama, amsterdamiani, come si chiama, olandesi, vai tranquilla che è coffee shop, c'è più i turisti di olandesi. Perché non è vietato. Vabbè, ma allora questo ragionamento però non vale sull'alcol, no? Ma l'alcol però... non lo vietano perché è una cosa italiana, ci guadagna lo Stato. In Italia qual è la droga più venduta? Però è legale. Perché per loro non è droga quella. Sì, no, Scusa, io vorrei riprendere il discorso di Luciano. Siamo pronti o non siamo pronti? Ma io direi personalmente che è sempre pronto, come dire qualcun altro che sono stato pronto. Però noi per esempio a Rosseto abbiamo fatto una specie di sondaggio a dire alcune cose, no? Quelli che frequentano il club vedono che il 7-8% vivono. Consumano altro. Più della metà fumano. Siamo pronti per le altre cose? Non so, intanto cominciamo a dire che non siamo nemmeno quelli dell'alcol, perché se è una percentuale, noi abbiamo adottato centinaia di persone e 7-8 comunque continuano a bere, quelli che comunque hanno fatto il club già da un po' di tempo, vuol dire che ci sono, non è stato appraiato. Ho detto più della metà delle persone bevono. Abbiamo fatto la richiesta sulle famiglie, no? In quale famiglia c'è questo comportamento, alcuni comportamenti? E nelle famiglie l'80% nella famiglia fumano, c'è qualcuno che fuma, l'80% sono tanti, voglio dire, no, sono pochi villaggi, voglio dire, sì, siamo pronti per occuparci di stili di vita? Non lo so, noi abbiamo chiesto sull'alimentazione, se è un'alimentazione, secondo me una risposta un po' falsata, soltanto il 20% dice problemi di alimentazione,
soltanto l'altro 20% dice che i problemi di movimento, di non fare un movimento abbastanza, non fa. Credo la domanda sia un po' chiara, perché se voglio vedere ancora qualcuno la prima volta che si fa, questa domanda non è stata chiara, io credo che un altro anno saranno dei risultati maggiori. Io credo che dobbiamo essere pronti però a abbracciare tutto, perché se noi non abbiamo il tempo, io ho 72 anni, non credo che ho il tempo di occuparmi dell'altro, poi occuparmi dell'altro, poi occuparmi. Una alla volta non credo di avere tempo. Posso fare qualcosa, tentare di fare qualcosa, se faccio tutto insieme. È più faticoso, anche perché poi il ragionamento è sempre il solito. Si trova tante resistenze quando c'è da fare la scuola in un modo. A Grosseto, nell'arte, Grosseto Nord, 3, 4 su 8 non hanno fatto ancora la scuola in un modo. Io, noi 12 abbiamo il forum delle famiglie e io l'ho messo nel programma di parlare di questo, cioè quelli bisogna che prima della fine dell'anno cominciano ad averla fatta almeno una, ci provi. È complicato, una anche la mia moglie che mi trovo anche con difficoltà, poi la sera ci devono andare a casa insieme e ci devo andare a sera a letto insieme, sono tante altre cose, non è che come gli altri posso bene, quindi devo andare a fare un po' di roba, quindi me ne vado e poi a casa mia, questa mi sia fatta, però bisogna in qualche modo sia una spinta verso questo modo, perché se non si fa quella non si fa quell'altro. Io questo a Grosseto, le persone che frequentano, che hanno frequentato la scuola del suo modulo, ogni anno gli ultimi 3 anni sono calate, cioè la percentuale di quelli che non hanno fatto il maggiore. Ci impegniamo, loro non abbastanza, perché ne abbiamo visto fare il contrario. Quest'anno quasi la metà, 55%, ha fatto la scuola del modulo, il 45% non l'ha fatta. È vero che c'è la percentuale fisiologica, quindi magari sarebbe 2 mesi fa, 3 mesi fa, non c'è stato tempo, qualcuno arriva, però no, c'è gente che è già finito da 2 anni, da 3 anni e non l'ha fatta, e noi che trova il sistema di fare. Non parliamo di secondo modulo, parliamo di terzo modulo ancora meno, cioè vuol dire, e stiamo andando questa sera. E mi pare che ci impegniamo, facciamo, forse non abbastanza, come ha detto Rogiano, fate le corti di sensibilizzazione, poi però e i greve avano, e i greve sono fatica a mantenere. A tenere noi a Grosseto ultimamente prima fatica a rimanere costanti, a tenere quel numero, ma che lo fa si aumentava, ora si tiene sicura fatica. E dice, ma d'altra parte, allora, ho capito, non è che mi consola se io mi sono con la gamba e c'è qualcuno se trova i due. Io sono la mia, mi preoccupa, mi fa male, devo da operarmi, eccetera, e ognuno mi offre il suo, però bisogna occuparsi di maggiore. Io credo che bisogna impegnarsi maggiormente, forse trovare un sistema più corto. E poi chiudo dicendo una cosa, la comunicazione. Io credo che ci sia un ostacolo tra l'arca e le istituzioni locali. Si è dovuto da tante cose, uno dei quali è che diciamo localmente, molte volte serve l'arca come un'ispezione, come un controllo, come qualcuno che ci vuole imporre qualcosa, no? E non c'è libero spazio a qualcosa. D'altra parte, Questo pensiero, secondo me a volte ci sta e a volte non c'è, io credo che il prossimo congresso ci sarà, se ne dovrà occupare molto di più, cioè non apparire come quello che dà le direttive, ma come quello che è al servizio del locale. Cioè questo che secondo me è mancato in questi ultimi anni, l'idea che si è avuto dalle periferie, che l'arca fosse un servizio per le periferie, ma che fosse qualcosa di ispettivo, di controllore, il quale ti diceva fate così, non fate questo, non fate questo. E stavo sentito questo. Forse qualche volta ha torto, non sempre ha ragione, però qualche volta credo che bisogna impegnarci maggiormente. Grazie, scusate se lo vediamo. Beh, una risposta a te mi darei io subito, perché può darsi che ci sia stata la sensazione che le cose l'arca te le imponesse, ma tu hai sempre fatto parte del Consiglio, insieme a Vittorio e altre persone del Consiglio Direttivo. Quante volte io ho chiesto di cosa hanno bisogno le ACAT? Le ACAT mi mandano che cosa dobbiamo, anche da mettere all'ordine del giorno, non c'è stata mai un ACAT che mi ha mandato niente. Ho ricevuto degli inviti a partecipare. Quante volte ho chiesto come direttivo, possiamo come staff di presidenza venire a un vostro direttivo e farci conoscere di persone, non soltanto essere delle persone staccate o delle figure lontane?
nessuno mi ha risposto, sono stato invitato da un direttivo e basta. E poi ho fatto altri direttivi della DACAT a cui appartengo. Perché quando io nella relazione ho detto la comunicazione deve essere... se vogliamo però migliorare, fammi finire, se vogliamo migliorare la comunicazione deve essere da ambo le parti, perché se no resteremo sempre un consiglio che alla fine manda solo delle decisioni. Se invece riusciamo come comunicazione, come hai detto te, funzionare da ambo le parti, non sarà più che l'ARCAT è un organo sovrano, perché non è effettivamente l'organo sovrano, è a servizio delle ARCAT, capito? E questo è il modo per spiegarlo. Grazie. Comunque andiamo avanti sulla discussione. So che ti aspettano per l'intervista. Vai, guarda che di là. Il nostro presidente è chiamato per rilasciare l'intervista. Allora, altri? Vai, Manfred, eri qua, con me ha condiviso tutti questi momenti, forum, coordinamento, congresso, tutte le passioni. Le passioni al forum. Quindi, illuminaci. No, non ne illumino nessuno, non ne illumino. A tutti Manfredo... Brilla di luce propria. Io non so. Allora, per chi non mi conosce, Manfredo, membro di club della Val di Cornia, zona di Piombino. Ritornando a questo, quella provocazione sui club che non crescono a Napoli l'ho fatta io, perché avevamo intorno molti servitori, insegnanti da qualsiasi parte d'Italia che si lodavano della grande mole di sensibilizzazione, corsi che sono tornati come tempi di Udolin con 60 corsisti, sale che esplodono di persone, ma club che non aumentano. Allora io dico, forse la paura sta nell'aprire veramente il club a tutti. Io sentendo ora dalla prima i 10 minuti di discussione mi stavo chiedendo a sedere, ma il club accoglie i problemi o accoglie le persone? Allora, secondo me accoglie le persone, accoglie l'umanità, come diceva prima Tiziana. Quindi è logico, se noi releghiamo il club alla soluzione dei problemi accoglieremo solo le persone che hanno di per sé accolto l'idea o la sofferenza di dire ho un problema e ho bisogno di risolverlo. Io credo che il club possa veramente essere aperto a tutti. Non so qual è la difficoltà nel dire a un corso, a 20 corsisti, domani potete venire come 20 famiglie all'interno del club. Abbiamo paura di ritrovarci nel club persone normali? Che non sappiano parlare di alcol, che non sappiano parlare di droghe, che non sappiano parlare di tabacco. Io nel club dove sono servitore e in quello dove sono famiglia, ultimamente le discussioni più appassionanti sono quelle sulla relazione con noi stessi e con la nostra famiglia e comunità. Su quello che ci ha portato dentro al club, su quello che non riusciamo a dirci, su quello che non riesco a riconoscere di me stesso e sulla difficoltà che ho a comunicare con l'esterno i miei sentimenti. Queste sono le discussioni ricorrenti. Per cui io dico, perché il club non può essere aperto a tutti? Dove sta l'ultima difficoltà? Allora siamo quelli del problema. E sinceramente non mi trovo molto in questo. Per rispondere un po' a quello che diceva prima lui che ha chiesto a Tiziana, ma quando il piacere diventa un problema, io ultimamente vedo nel club che sentendo anche gli altri da quello che provano nello stare là dentro e nell'aver attraversato tutte le difficoltà che ci hanno portato là, sento che le persone, la difficoltà delle persone me la rappresentano come se fosse un nascondiglio. Ovvero, io ho una difficoltà, una difficoltà con l'alcol, ma quando io uso l'alcol mi creo un nascondiglio, riesco a isolarmi da tutto e in quel momento non penso, non vivo, non faccio niente, ma nemmeno provo sentimenti negativi. E lo stesso vale con l'uso delle droghe, delle altre droghe. Lo stesso mi hanno detto chi è arrivato al club per azzardo, è lo stesso sentimento che prova quando uno si mette alle macchinette e si isola da tutto. In quel momento io non penso,
sto là e sto bene. Al momento che però stacco, allora mi sento un fallito perché mi rendo conto di aver giocato lo stipendio in 2 ore. Però in quel momento là, e addirittura un'altra persona del Caleb, proprio la settimana scorsa, mi ha detto: io provo la stessa cosa quando mangio. Io devo farmi delle resistenze per non mangiare, a me piace mangiare, la tendenza a ingrassare. Io quando mangio mi rendo conto che sto provando le cose che dite voi, io mi isolo e provo una sensazione di piacere ed è un nascondiglio. Quindi queste sono persone, non sono problemi. Quindi se io nel Caleb accolgo le persone, non ho bisogno di arrivare con una etichetta particolare. Io non ho paura di accogliere nel club una persona che mi dice: perché devo venire al club se non ho nessun tipo di problema? Perché sei una persona, vieni al club e come tutti parli di te. E vi garantisco che qualcuno c'è che si sta affacciando e vi garantisco che la discussione è comunque appassionante, perché poi viene fuori la difficoltà delle relazioni umane. E questo è quello che stiamo cercando nel mio territorio di sperimentare. Qualche giorno fa mi hanno chiesto nel Caleb: ma chi era Ondolin? Che poi tutti non facciamo scuole, non facciamo niente, abbiamo un periodo di stanca generalizzato, no? E sono andato a ricercarmi alcuni video di Ondolin su YouTube, di lezioni varie, per cercare anche un po' la conferma a quello che stiamo sperimentando. E in uno spezzone di 3 minuti uno le dice: se noi accettiamo che nel mondo ci siano 50 guerre ed è normale, se noi accettiamo che nel mondo ci sia l'uso di sostanze ed è quasi normale, perché lui dice uno spinello ormai se lo fanno tutti, sono interviste degli anni 90, quindi anche con un linguaggio così. Se noi accettiamo che l'alcol faccia parte della nostra cultura e sia un bene per tutti, allora dice, cioè, cosa andiamo a fare al Caleb, no? In fin dei conti, noi dobbiamo combattere questa cosa, questa sorta di accettazione che tutto va bene. Non è così, il club non è nato per questo. L'approccio ecologico e sociale lavora in controtendenza a tutto questo. Quindi è un po' anche una conferma a quanto stiamo cercando di mettere in discussione, a quanto stiamo cercando di fare. E io su questo mi sento un po' molto in gioco. Tra l'altro, da quello di ieri pensavo che sono il nipote del partigiano, ancora vivo, ha 92 anni, e mio zio era un partigiano, e io ho sempre ammirato tantissimo, e un po' in tutto questo ho lo spirito del partigiano, no? Dare controtendenza per la difesa dei diritti della nostra umanità, per la difesa di quello che il club veramente può regalarci. Io credo che noi utilizziamo una piccola parte del potenziale del club. Ancora non siamo consapevoli di quello che il club può regalare alle nostre comunità. Se solamente riusciamo ad aprire un po' gli occhi, ad aprire un po' il cuore a quello che può regalare, noi facciamo un salto di qualità non indifferente. Allora i Caleb veramente potrebbero aumentare, e non di poco, secondo me non di più. Grazie. Quello che così è una riflessione, e noi siamo un movimento, siamo in cammino. Quando sento dire mammi, cioè ci si lamenta, pensate che a tempo di Ondolin le cose andassero meglio o ci fossero problemi anche lì? C'erano problemi anche lì perché siamo a livello umano. Quindi o guardiamo avanti, o guardiamo dietro, cominciamo a dire: ah, ma però il club diminuisce, oh, il club diminuisce, poi diminuisce la cultura, forse diminuiscono tante cose, ed è anche fisiologico, bisogna vedere se ci vogliamo stare o non stare. Io ricordo riunioni con Ondolin che arrivavano i vari referenti, 2000 club, sembrava di buono come i carri armati.
siamo quello che siamo. Ci sono dei giorni che sono partite con i numeri, non li hanno mai sostituiti. Allora, non andiamo a guardare, no, se, come dire, guardiamo quello che fa, ciascuno di noi ha voglia di fare, basta. E quella piccola cosa che andiamo a fare si aggiungerà a quelle di tanti altri. Problema di comunicazione. Ognuno si assume la sua responsabilità. Se non sono invitato, io vado. In Spagna c'è un proverbio che dice bussa alla porta, se non ti rispondo non entra, però puoi anche rimanere fuori. Se voglio andare io vado, ascolto, anche nel mio lavoro, tempo fa parlavo con Franco, ho detto ma c'è una cosa, io vado, ascolto, sento cosa dicono gli altri. Il sindaco deve essere invitato per andare in giro per Firenze o per Lucca, no? Prende e va. Quindi ciascuno di noi ha una sua responsabilità, si muove e si dà da fare. Non è che deve essere invitato per andare alle cose. E questo vuol dire che partecipazione tra tutti noi. Ma queste cose sono sempre state presenti, è un movimento, facciamo i nostri errori, si va avanti e si prosegue. Stiamo discutendo del fatto di coinvolgere e parlare, no, delle relazioni, stiamo parlando di coinvolgere anche altri stili di vita. Vi ricordo che partiamo da club alcolisti in trattamento. Vi ricordo che ci sono ancora oggi dei club, delle realtà che continuano a parlare di trattamento. Allora, e ad avere, Tiziano diceva, il nostro referente non sono i set, giusto, ma prima lo erano i servizi. Oggi il nostro referente è la comunità. Nella comunità ci sono anche i servizi, ma è la comunità che è il nostro punto di riferimento. Quindi è una visione molto più ampia. E dobbiamo avere il coraggio di sapere che siamo in cammino, non siamo perfetti, dobbiamo essere umili in un tempo che è tornato più di una volta, e l'umiltà ci porta, come dire, a confrontarci con tutti. Quindi credo che questo sia. Quindi siamo qua, parliamo, vediamo, cerchiamo di capire le difficoltà che ci sono tra le varie realtà. Ci sono realtà magari che sono in crescita, altre che sono un po' ferme, ma questo fa parte della vita, è come nelle famiglie. No, se io prendo la mia famiglia allargata, ci sono delle famiglie che si stanno muovendo più velocemente perché magari, no, in quel momento i figli, i nipoti hanno trovato delle risorse o delle idee, e altre famiglie che magari sono più ferme, che prima erano più avanti. Questa è la vita. Non che dobbiamo essere tutti a correre in avanti, tutti. Ci sono realtà, oggi club un po' di più, da altre parti un po' di meno. L'importante è parlare, confrontarci, avere chiaro che il nostro punto di riferimento è la comunità, non vergognarci di quello che facciamo e non pensare, no, di usare sempre le vecchie dizioni, dipendenza, oggi ho sentito anche l'assessore, dipendenza, abuso, malattia, basta. Capiamo l'assessore, dobbiamo quindi incontrarlo più spesso, fargli capire che le difficoltà si affrontano con una visione diversa, perché è quello che abbiamo sperimentato. È una cosa fondamentale. Al club vanno tutti, purtroppo, questo è un altro vulnus molto grande, nei club non ci vanno le famiglie, inteso che tutti i membri della famiglia dovrebbero mettere in discussione i propri comportamenti. Ma ancora tra di noi ci sono quelli che dicono che ma io sono quello che devo cambiare, lui lasciatelo un pochino in pace, io do l'astinenza, ma se lui beve un bicchierino ogni tanto va bene. Non è se lui può o non può bere, in discussione è ma ti metti in discussione i tuoi comportamenti? Li mettiamo tutti? E i comportamenti che cosa sono? Solo non bere? Non bere, staccare il cellulare, avere il coraggio di riflettere, stare 5 ore senza fumare ed essere, non trovare altri stimoli per distrarsi e per abbassare la tensione, camminare, muoversi. Allora, sono tanti i cambiamenti che io
lottare sindacalmente all'interno del mio posto di lavoro per un miglior stato di benessere, non per il mio stipendio, che lo stipendio non è che porta benessere, molte volte avete aziende che hanno altissimi stipendi, stato di qualità della vita bassissimo, quindi sono altri valori. Noi stiamo parlando di ecologia, stiamo parlando di valori diversi, è su questo che dobbiamo lottare. Lasciare perdere i partigiani. No, io tiro fuori le Brigate Rosse. Grazie. Era Marco che voleva fare una domanda. Giorgio mi ha strozzato. Marco, esperisse, ma io di Lucca, comunque ci tengo. No, Ah sì? Sì, ci sono. Io sono di Monte San Quirino, nato cittadella, per cui non c'è neanche più. No, sentendo, ascoltando, a me piace leggere, non essere aggiornato, ma leggere per conoscere. Ho letto una cosa che mi è rimasta impressa. Allora, per far sì che un gruppo di famiglie funzioni e abbia dei risultati, deve essere, questo scientificamente mi chiede aiuto, deve essere il più possibile omogeneo. Quindi, se deve essere omogeneo, puntini, puntini, puntini. Penso che questa è una domanda interessante, nel senso che ci viene, ovvero, come dire, penso che quando ti riferisci al gruppo, omogeneo nel senso dove le persone che lo partecipano condividono la stessa problematica. Esatto. Allora, da lì siamo partiti, e questo è il concetto dei gruppi di autoaiuto, dove le persone condividono lo stesso problema, quindi c'è il gruppo sull'alcol, c'è il gruppo sul fumo, c'è il gruppo sul lutto, c'è il gruppo sul disturbo alimentare, eccetera, eccetera, eccetera. Il club non è un gruppo, e non è un gruppo d'autoaiuto, è una comunità multifamiliare che lavora per il benessere delle persone, delle famiglie, della comunità, per il bene comune. E non è, come dice Manfredo, che cioè, l'unico problema